Ragazzi del web, un salutone dal Nabaccio e bentornati nella World Mode 3 in Expert Mode. E prima che inizi il video, come sempre, vi ricordo che questa serie è come tutta l'altra collaborazione con il Network, di lasciare un like per sostenere me, la serie, il canale, iscrivervi, come si tratta, lasciarmi un commentino dandomi dei consigli su quello che ho fatto quest'oggi. Detto ciò, ragazzacci, bentornati nella Old Mod. Nello scorso episodio ci siamo sturati un pochettino di Astral Sorcery e io fra un episodio e quell'altro sono andato un pochettino avanti. Ho creato giusto l'altare di livello successivo e volevo fare altre cose, ma sono andato incontro ad un problema. Il problema è il seguente, che ho poca energia astrale. Ebbene sì, l'Astral Sorcery funziona un po' come la Towncraft. In base ai vari chunk dove viene posizionato l'altare c'è più o meno energia astrale. Come si fa a capire dove è meglio farla? Beh, ci vuole questo oggettino qua, il Fosic Resonator. Fosic Resonator che ovviamente funziona solamente di notte. Ed è l'alba. Va bene. Aspettiamo. Molto bene. È quasi, è notte praticamente, sì, sarà il tramonto. Allora, andando in giro troverete delle zone tipo questa. Io culo della Madonna ne ho una accanto casa praticamente. Questa è una zona molto ricca di energia astrale. Difatti se andessi a mettere qua l'altare sarebbe praticamente pieno. E in più, più in alto sta in cielo l'altare e meglio funziona. Di conseguenza cosa ho intenzione di fare? Lasciarla un attimino da parte e costruire una struttura qua sopra. Ho già progettato tutto quanto, devo solo realizzare la struttura, in modo da avere una zona per lavorare con l'Astral. Ci servirà, non ci servirà, non lo so, però mi piace l'Astral, la voglio fare, quindi mi voglio fare una zona a parte dedicata all'Astral. Detto ciò però, ragazzacci, quello che vorrei andare a fare quest'oggi è una cosettina per il futuro che sicuramente ci servirà, ovvero un'implementazione molto pratica, l'autocrafting della logistic pipe. Alcuni di voi mi hanno consigliato di fare l'Applied. Beh, l'Applied è sicuramente il top per quanto riguarda l'automatizzazione, la gestione dell'inventario e tutto quanto. In questo pack però ha alcuni problemi derivati dal fatto che richiedono dei materiali molto costosi, tipo il semplice M drive, il modulo storage, il controller. Si fa così, cioè, vuole gli elementi un processor che si fanno. Dio mio, il silicon. Ecco, il silicon. Silicon dell'enderaio. Ok, si fa anche cuocendo il nether quartzo crashato. Ok, però. Vorrei vedere una cosa, così è il volo, La Indaster c'ha il Materia Stonework Factory. E il Materia Stonework Factory ti fa il silicon? Sì, ti fa anche il silicon. Ok. Che è compatibile? Sembrerebbe di sì. Però vuoi scommettere che no, abbastanza tranquillo, c'è cioè, Pink Slime. Vabbè, ci potrei fare un pensierino, però mi sembra troppo avanzata per ora, per quello che abbiamo attualmente. Quindi, autocrafting della logistic pipe. Però, prima di tutto, vorrei fare una cosa. Allora, tanto per cominciare, una nuova power junction. Ok. Che ovviamente si fa anche abbastanza facile. Perfetto.
Yes, vediamo un po' se abbiamo tutto. Dovremmo avere tutto. Ok, e questa ce l'abbiamo. Vorrei fare una nuova Logistic Requesting Table, quindi ci serve un altro di questi, perfetto. E poi abbiamo bisogno di questi qui. Ok, non so, ho tutto, strano, non l'avrei mai detto nella vita. Quindi questa roba qui ce l'ho. Ah, ci mancano questi, e questi si fanno con questi che sono questi che sono questi, che ne facciamo un po'. Questi vanno messi a cuocere. Ok, abbiamo anche della plastica bella e fatta che può far comodo in futuro, non si sa mai. Oh yes. E nel frammentre vediamo un po' se riusciamo a fare questo. Ci serve comunque l'advanced chip, mi sa, eh? Esatto. Ok, un pochettino ce l'abbiamo, vediamo un po' intanto di andare avanti con questi. Oh yes. Tornando a noi, nope. Perché io non devo fare questi. Stavo per fare la cavolata del secolo, mi sa a me, perché devo fare questi qua. E questi qua si fanno con questi, ma si fanno con questi più i diamanti. Oh yes. Vedi? Tacchite. Quindi faccio prima a farli così. Ah, ok, e questi ora vanno cotti. Olè. Tanto comunque i basic chip ci serviranno, eh? Perfetto. Che a quanto pare la base è la stessa, però cambia. Ok, non me lo ricordo. Quindi. Abbiamo bisogno di questo. Perfetto. E eccolo qua. Più questo qui che si fa così. Perfetto. Ed infine dovremmo avere tutto quanto per fare pure lei. In teoria sì, ci manca solo una chest. Ok, e ci abbiamo pure lui. Infine, voglio fare un Logistic Inventory System Connector. Questo coso ci consente di andare a connettere due sistemi della logistic. Ok, ne ce ne vogliono ovviamente due di questi qui. Quindi abbiamo bisogno di ancora di questi qua. Perfetto. Abbiamo da fare il secondo. Oh yes. Un paio di Ender Chest e andiamo qua sotto. Potrei farlo anche qui. C'è un po' di casino qua, eh. Lo faccio di sotto. Allora, praticamente questo coso, se io lo metto qua e ovviamente ci attacco una Ender Chest, ok, e a lui con forse anche con questa, ok. Gli do una frequenza e lo chiamo Bo casa. Ok, questa qui. Ok, e questo è il canale casa. E adesso vado al fabbricone. Ok, io dovrei essere in grado di connettere due inventari della logistica. Quindi io pensavo di fare questo qua. Questo lo mettiamo qui. Yes. Lì dobbiamo dare corrente, quindi abbiamo dei tre. Prendiamo sti basic e vediamo un po' di fare un mini impiantino giusto giusto per vedere di far partire tutto quanto. Allora, mettiamo qua la power junction. Vediamo un po' se questi qui gli danno corrente alla power junction. Sembrerebbe di sì. Dovremmo
dovrebbero essere sufficienti a caricare la power per quello che ci serve, quindi ne mettiamo anche 3, perfetto. Andiamo a ritappare tutto quanto, ok. Qui mettiamo un basic, che come ti sbagli così non gli piace. Allora, basic, questo qui, ok. A lui gli diamo la frequenza che dicevo prima, ovvero questo canale qua, select, e ora loro, vedi, è diventato verde, sono collegati, perfetto. Ora, se sono stato fortunato, vedo tutto quanto anche da qua. Bene. Poi sistemiamo, ok. Ora ci andiamo ad occupare del discorso autocrafting. Per fare l'autocrafting del logistic pipe, di base ci servono loro, le logistic crafting table e i crafting logistic pipe, per non parlare dei satellite. Sì, e vi spiego anche il perché. Allora, la logistic crafting table è un po' come il molecular assembly dell'app di Energistic. Questo crafta, però gli va detto cosa craftare, e qui per farlo ci serve il crafting logistic pipe. Il satellite serve per quanto riguarda i macchinari, queste cose qui, insomma, sono delle cose per autocraftare. Sono tre cose indispensabili, anche perché la logistic pipe fa un crafting per logistic crafting table. Quindi c'è da fare un po' di questi. E intanto me ne farei una decina. Poi sicuramente mi serviranno dei basic. Ok. E quindi ci serve questo che si fa con questo che si fa così. Però forse dei basic riesco a farli. Ok. Perché un po' di robetta ce l'abbiamo. Yes. Quello che ci mancano magari sono gli unrooted, e gli unrooted sono molto facili, devo dire. Anche di questi ne facciamo un bel po'. Poi ovviamente ci servono i crafting logistic pipe, che una decina possono andare bene. Questi buttiamoli dentro perché se no non li legge. Ok, una decina pure di questi, perfetto. E fondamentalmente per ora dovremmo essere a posto. L'unica cosa che c'è da fare è queste, ok, e dovremmo avere tutto. Non è mai crafting table che ce l'ho appena buttate, ok, ecco, ce l'abbiamo fatta. Oh yes, top della vita. Questi mi servono, queste ce l'abbiamo, questi ce l'abbiamo. Mi farei degli altri basic, vediamo un po' se riusciamo a farli. No, perché mi manca questi. Ok, una decina ce l'abbiamo. Questi per ora metti, butta dentro tutto, che tanto prima o poi sta roba qui, questa aspetta. Volevo dei basic, sì, perfetto. Posso averne 10? No, perché sei un bimbo cattivo. Adesso ti piace di più? Perfetto. Ah, da ultimo, ma non per importanza, volevo farmi, ok, questo qui, questo, grazie, sì, che forse sì, c'ho tutto, perfetto. Oh yes. Allora, se vedete qui di lato, io mi sono già portato una linea, perché principalmente qui avevo messo un kiln che utilizzavo per la produzione di
Però diciamo che per ora non è che ci serva un granché, quindi vabbè, lasciamo perdere. Posizioniamo tanto per cominciare l'oro. 2, 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Ok. Ci abbiamo degli unrooted che ci faranno comodo. Sì. Però ci voglio mettere qua un basic perché non si sa mai nella vita. E partiamo col autocraftare l'autocrafting. Ebbene sì, ma perché questo? Perché semplicemente io ogni volta che voglio aggiungere un crafting dovrò aggiungere una di queste. E quindi ne avrò bisogno di tante. Un po' come ho fatto nella progetto zone. Quindi dobbiamo mettere un crafting logistic pipe. Bene. Qua dentro, yes, se io faccio open mi apre la griglia del coso e gli devo dire che recipe metterci. Quindi mettiamo che io voglia fare queste qui. Queste qui, no, questo, scusami, queste qui. Lui deve saper fare in primis le crafting table. Lì basta che pigi più, mi va a scegliere il legno, quello che è più, diciamo, importante. Però gli darei lo spruce perché in caso se facessi una farm di spruce almeno ho il legno giusto. Gli faccio don e lui sa che con 4 di spruce può fare una crafting table. Esco fuori, riapro il crafting logistic pipe e faccio import. Ho inserito la recipe per quanto riguarda la crafting table. Ora, con questo, se ci clicco sopra, viene fuori un cartello che mi indica cosa c'è qua dentro. Ora, se io vado a cercare, allora, qui ce n'è 6 e va bene. Però se io le prendo, lui mi dice che ce n'ha 0. Però sa che le può craftare, quindi rimane in inventario. Mettiamo caso che io ne volessi, boh, una, no? Me la richiede. Gli oggettini arrivano qua, entrano ed escono l'oggetto craftato. E qui adesso ovviamente 7 crafting table. Ale. Quello che io fondamentalmente devo andare a fare poi è andare ad inserire le altre recipe per tutti gli altri oggetti che compongono lui. In questo caso i logistic, questo devo fare open, vado a richiedere questo qui, inserisco, mi chiede sempre che tipo di legno voglio fare, voglio metterci lo spruce, done, esco, torno qua, faccio import e gli metto questo. Abbiamo bisogno del pistone, lui deve saper fare il pistone. Quindi gli diamo la recipe del pistone, sempre ovviamente con lo spruce, in modo maniera che ho un solo tipo di legno. Torno qui, faccio import e lui adesso è in grado di fare anche il pistone. Qua di sopra, infine, faccio open recipe. Il resto dovrebbe essere tutta roba tranquilla. Gli do lo spruce, ok. E qua faccio import e adesso questo dovrebbe essere in grado di farlo, però non capisco perché è rosso. Proviamo. Il Logistic Crafting Table, lui lo sa fare. Proviamo a chiedergliene uno. Vediamo che succede. Arrivano tutti gli oggettini per craftare, torno indietro, escono e mi dovrei trovare qua dentro un Logistic Crafting Table. Sta cosa è bellissima. Ma la cosa più importante, secondo me, è che adesso io posso fare una cosa. Se io tipo, ah no, qui c'è una congiunzione, vuole il basic, ti diamo il basic, sei più contento, perfetto. Qua mi vado a portare su una linea. Ok. E me la porto
qui, tipo, ma anche qua da una parte che tanto non dà noia a nessuno. E qui ci mettiamo qua un basic e poi ho dei supplier. Ne ho due. Vado a fare il terzo, aspettate. Ok, allora mettiamo caso che io voglia, allora, una l'ho già chiesta, o voglio fare altre, no, non mettiamo, io voglio fare altre 9 di queste e me le può fare, quindi arriveranno tutti quanti gli oggettini, verranno craftati dove devono essere craftati e ritorneranno indietro. Perfetto, ci vuole un pochettino il suo tempo, però arrivano. Yes, io qui ci voglio andare a mettere 1, 2 e 3. Bene, 1, 2 e 3 sappie. Perché? Perché il primo sappie gli voglio dire che dentro questo drawer ci devono sempre stare 10 logistic crafting table. Nel momento in cui non ci sono, lui me le dovrebbe craftare. Ma non lo sto facendo. Perché non lo sta facendo? Perché ho sbagliato? Forse perché non ha abbastanza di questi? Non lo so. Allora, proviamo a fare una cosa. Perché gli ho detto che lui deve usare il legno di spruce. Però non gli ho detto come craftare il legno di spruce. Quindi se io faccio così e gli dico: guarda caro mio, che il legno di spruce lo puoi ottenere dallo spruce log. Perfetto, import, eccellente. E questo, ecco, guardate, visto? Gli mancava la recipe dello spruce, lui non sapeva come fare lo spruce. Top della vita, sta cosa è bellissima. E qui ci saranno sempre 10 di queste. Nel momento in cui io le tolgo, lui non le vede più, dovrebbe mandare gli oggetti per craftarne. Eccoli, eccoli, guardate, arrivano, stanno arrivando, le sta craftando queste, stanno arrivando le cose, eccole qui, olè, 10. Top della vita. Stesso discorso devo fare per i crafting logistic pipe e ovviamente i supplier, tutti quegli oggettini che mi servono. Non so se mi spiego, no? Però di base quello che mi serve fargli sapere è questo e questo. Però c'è anche da dirgli che se te vuoi fare questo, devi saper fare anche questo. E questo è un po' più stronzetto, perché è una roba che va cotta. Però intanto te devi saper fare questo qua. Questo, 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 questo. Don, e te ne da 16. Eccellente, torna fuori, importa. E metti il cartello. E in questo caso lui deve essere in grado anche di cuocere quell'oggetto e quindi c'è da fare una cosettina un po' diversa, ovvero abbiamo bisogno di una fornace dove poterli buttare dentro le cose. Quindi vediamo un po' se riesco a fare una furnace, potrebbe andare bene anche la double furnace, sai? Non è velocissima, però dovrebbe anche essere abbastanza facile da fare. Oddio, però quella della thermal è meglio, perché la posso upgradare. E ovviamente è molto più stronza, ma va bene, mi manca tutto.
Silver Gear, Nickel. Vabbè, crafto un po' di robetta e ci vediamo tra un pochetto, eh. Allora, dovrei avere più o meno tutto quanto, perché in teoria, se io tipo questa la metto qui, sì, potrebbe già andare bene. E ovviamente però li devo dar corrente, quindi dalla parte di dietro li metto uno Spectre Coil. Ok, e mi sono preparato pure un paio di kit, ok, e un paio di augmentation. Yes, sopra li mettiamo il satellite, qui ci va un basic, non lì. Perfetto, e pure qui ci va il basic e qui ci va il crafting e il basic. Oh yes, allora i raw vanno cotti, quindi lui deve sapere che come output c'ha questo, però deve mandare nel satellite questo qui, e gli dobbiamo dire quale satellite, ovvero questo. Gli diamo un nome, una volta c'era i numeri, va bene, chiamiamolo Furnace. Ok, perfetto, quindi questo, perfetto, select. Lui adesso sa che se manda dentro il satellite i raw foma, ottiene questo qui. Ovviamente gli va detto a lei, prendi da sopra e fai uscire di qua. O questi li disabilitiamo, non si sa mai. Perfetto. Di conseguenza io... in teoria lui adesso dovrebbe saper craftare questi, quindi mettiamo caso che io gliene vada a chiedere uno. Si chiamano FP, ce n'è già dentro 7, va bene. Li chiamiamo, non ne può fare più. Me ne fai 16, così. Li può fare. Di conseguenza lui dovrebbe adesso mandare a craftare le cose, esatto. Le cose si craftano, escono, arrivano qua, entrano qua dentro, si cuociono anche discretamente, riescono fuori in maniera molto wow, top della vita. E adesso mi arrivano tutte qua? Oh yes, guardali che stanno arrivando, guardali, belli, belli, sono soddisfatto. E quindi adesso sappiamo craftare tutte quante le cose, dobbiamo ovviamente andare a settare tutto il resto del lato crafting, settare qui in modo che ci siano sempre 10 di ognuna delle cose che ci servono, perché quando arriveremo qui io devo andare qua a prendere una di queste e piazzarla qua, a posto, appicciarci quello che ci deve appicciare, ovvero lui, no? Inserire la recipe. Non è il sistema più veloce del mondo, siamo d'accordissimo, per fare grandi quantità non è il top della vita, però funziona, è bello, mi piace, e vedere gli oggettini che vanno, costano, ma poi adesso ragazzi questa cosa qua la potremmo implementare un pochettino per tutta la base. Faccio un esempio, adesso che abbiamo sbloccato per quanto riguarda l'immersive engineer la possibilità di craftare lo steel, pensate qua nel fabbricone metterci magari una, due, tre linee, quattro, quelle che sono di delle presse, delle logistiche, dell'immersive engineer,
con l'autocrafting delle varie gear, plate, tutto quello che ci serve, senza più doverci andare a sbomballare l'anima con questo affarettino qua sopra del caspita, che è una palla assurda tutte le volte. Piglia, butta dentro, buttaci questo, cambialo, metti quello che ti pare, fallo funzionare veloce. Una palla. Ah, sì, voglio godere come i ricci con l'autocrafting più laggoso dell'universo, perché spostare oggetti fa laggare, però bello. Detto ciò, ragazzacci, ovviamente come sempre, se vi è piaciuto il video, invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, a condividere questo video con quanti vostri soldi, di cui tra l'altro trovate in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Da un bacio, un mega salutone e un abbraccio. Alla prossima, gente. Ciao ciao.